Ci troviamo a Chieppo Inferiore, in provincia di Biella, paese di origine della famiglia di uno dei più importanti astronomi italiani, Giovanni Schiaparelli. Giovanni Schiaparelli fu un formidabile studioso e lavoratore instancabile. Nacque il 14 marzo 1835 a Savigliano, in provincia di Cuneo, da una famiglia di umili origini. Studiò matematica, astronomia, climatologia, geofisica, lingue moderne e antiche. Scrisse ben 250 opere che testimonieranno il suo genio. Le sue umili origini, con i genitori che lavoravano in una fornace, non furono mai un ostacolo per la sua sete di sapere. A soli 15 anni, infatti, superò brillantemente l'esame per l'ammissione all'università, dove si laureò a soli 19 anni in architettura e ingegneria idraulica. Dopo la laurea studiò astronomia, ma non trovando molti testi in italiano e reputando che i migliori fossero in tedesco, intraprese da solo lo studio di questa lingua, più il sanscrito e l'arabo. Viaggiò in tutta Europa, fu membro delle più celebri società scientifiche e accademiche del mondo. Molti suoi scritti e libri sono stati tradotti in inglese, tedesco e spagnolo. Scriverà di astronomia, ma anche di religione e di storia, dimostrando sempre una preparazione eccellente. Il suo lavoro di astronomo è spesso ricordato per i suoi studi su Marte. Infatti Schiaparelli fu il primo ad osservare al telescopio una fitta rete di canali sul pianeta rosso. Questa cosa dette l'avvio ad un'ondata di ipotesi riguardo la possibilità di vita intelligente su Marte. Legò il suo nome anche alla scoperta di un asteroide e in suo onore gli furono dedicati anche un altro asteroide, il 4062 Schiaparelli, un cratere su Marte e un cratere sulla Luna.